C'è talmente che fa caldo, io non riesco neanche a parlare. Italiano, il nuovo allenatore del Bologna. Ne andremo a parlare in questo video. Prima di tutto, like, come decisione, condivisione e campanellina, cosa importantissima. Ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. C'è poi semplici cose da fare. Rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate tanto. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi della Fiorentina, della Bologna e non. La mia volta per finire questo video, ditemi la vostra qua sotto. Allora, continua la giungla degli allenatori. Italiano è il nuovo allenatore del Bologna. Allora, ragazzi, il Bologna ha fatto una stagione a dir poco, se definirla straordinaria a dire poco, definirla straordinaria a dire poco, con un Thiago Motta che li ha riportati in Champions League dopo almeno 30 anni, sarà una trentina d'anni che il Bologna non si vedeva in Champions League. Italiano è sempre stato uno di quegli allenatori che ha gioco ma rimane sempre inconcluso. Perché Italiano un suo gioco ce l'ha, un suo gioco propositivo ce l'ha. Però troppo offensivo. Troppo offensivo perché a un certo punto alla Fiorentina di Italiano vedevi una difesa altissima e poi non cura la difesa, non cura la difesa perché qua la Fiorentina italiana era una Fiorentina molto offensiva, vedevi tutta la difesa davanti, poi prendeva i contropiedi dietro e subiva un sacco di gol. E subiva un sacco di gol, ragazzi. Questa è una pecca di Italiano. Perché se non deve essere un ottimo allenatore che con una punta vera, ciò che non ha mai avuto alla Fiorentina, comunque riuscita a segnare abbastanza gol. Con una punta vera come Zirkzee o qualcun altro che sia, se rimarrà Zirkzee, se no si cercherà il sostituto. Per me può fare bene. Per me può fare bene, ma uno dei tanti difetti di Italiano è che non cura la difesa, perché ok che sono molti offensivi e segnano anche abbastanza gol, figuratevi, Italiano ha segnato più di 50 gol senza una punta, figuratevi con una punta Italiano cosa mi può fare, però è troppo un allenatore offensivo, ovvero che non cura la difesa, tutta la difesa alta, tutti in avanti, poi si pigliano i contropiedi e si prendono i gol. Sinceramente in Champions io non lo vedo molto bene perché se giochi così in Champions con questa sfacciatezza sai quanti ne prendi di gol se becchi un Real Madrid o Bayer Leverkusen o che cosa sia. Comunque vediamo se gli tratterranno i big. Cioè lo vedo bene, però aspettiamo a giudicare, aspettiamo le prime partite del Bologna per giudicare veramente questo italiano cosa farà e cosa potrà dare di più che Thiago Motta alla squadra non ha dato. Cioè io sono fiducioso, do un 6 e mezzo. 6 e mezzo perché voglio vederlo all'opera in una competizione più grande come la Champions League, perché fino ad ora è stato sempre in Conference League. Voglio vedere cosa fa in Champions League, voglio vedere cosa fa con un Bologna neo qualificato in Champions League l'anno prossimo. Non vorrà sicuramente essere spettatrice. Comunque ragazzi, questa è la mia opinione su Italiano, che è il nuovo allenatore del Bologna. Se volete dirmi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commento, iscrivetevi, condividete la campanellina, cosa importantissima, che poi ci mettete poco per farlo, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi aspettate, fate, se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi bolognesi, e non la mia volontà, aspetto la vostra qua sotto. Qui da me, dal cavolo, è tutto, noi ci becchiamo con un prossimo video. Bella ragazzi!